Innanzitutto a voi tutti i saluti del sindaco, il professor Bernardo Don Francesco, che questa sera non è qui con noi perché presenta un libro di cui lui è autore, quindi è impegnato in questa presentazione. E con i suoi saluti porto anche i ringraziamenti innanzitutto al comune di Cassino perché ha organizzato questa serata, quindi al sindaco, a lei, quindi assessore, e soprattutto ringraziamenti per l'invito al professor Scafoglio. Il comune di Colfelice voleva essere presente questa sera a fianco del comitato Pro Pulcinella a sostenere quindi la candidatura della maschera di Pulcinella a bene immateriale dell'UNESCO, patrimonio quindi dell'umanità. Noi crediamo, infatti, siamo convinti, e già l'abbiamo fatto sottoscrivendo questo protocollo d'intesa già lo scorso anno, che la maschera di Pulcinella incarni il significato vero di bene culturale, ossia quell'eredità, patrimonio, a cui la comunità dà valore e per questo deve essere riconosciuto. È un percorso iniziato già da qualche anno, grazie al lavoro soprattutto del professor Scafoglio, e che mi piace sottolineare che il comune di Colfelice ha un'amicizia col professor Scafoglio già dal 1999, in occasione della celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana, festeggiamenti, celebrazioni che si tennero poi a Colfelice. Ma soprattutto il professor Scafoglio ci ha onorati lo scorso anno della partecipazione di un contributo alla nostra collana, ad una nostra raccolta, Quaderni col Dragonesi, che quest'anno giunge alla 10ª edizione, con un articolo colto e prezioso. Ha riproposto in effetti un articolo da Sora, un Pulcinella massone. È un articolo bellissimo, naturalmente, in cui viene riproposta questa figura di Pulcinella che valica i confini di Napoli per giungere a Londra al servizio di un padrone francese, ma rimane comunque sempre se stesso, cioè con le sue indecisioni, tra miseria e nobiltà, con la sua comicità, la sua tragedia. E incarna sempre, anche appunto al di fuori di Napoli, la sua città. E c'è inorgoglito veramente avere questo contributo in questa nostra pubblicazione, e siamo qui quindi questa sera a testimoniare che vogliamo continuare insieme a questo comitato un percorso per questo importante riconoscimento. Grazie a tutti.